Benvenuti in un nuovo vlog. Mi sono accorta, vedendo i video caricati, che è un sacco di tempo che non faccio un vlog. Perché? Perché? Allora, visto che oggi c'è una giornata un po' diversa dal solito, ho detto, vabbè, via, vi porto con me. Perché oggi faccio la zia. Allora, io non ho fratelli e sorelle, come mi sa che lo sapete perché non l'avete mai visti, perché non ce l'ho. Non ho fratelli e sorelle e non ho quindi nipoti diretti, diciamo, ma c'ho una nipote, vabbè, a parte ce n'ho tanti perché tutti i figli delle mie amiche più strette, ovviamente è come se fossero miei nipoti, ma ce n'ho una che è un po' più nipote degli altri perché allora Luca è il padrino di battesimo, perché in teoria dovevo essere io, ma io non ho fatto la cresima e quindi non potevo fare la madrina e quindi ho usato Luca, che per proprietà transitiva passa il fatto di essere madrina a me praticamente, e quindi lei è proprio mia nipote, perché io ho una zia. Aspettate, mi siedo e mi fa male il braccio. Perché io ho una zia, ovvero zia Elena e zio Lucio, ovviamente. Non sono miei zii di sangue, ma zia Elena è la mia madrina di battesimo. Per me è veramente importante questa cosa, cioè ci credo tanto. No, non sono religiosa, ma credo tanto che la persona che il genitore sceglie per battezzare il figlio, dal momento che decidi di battezzarlo, è importante al di là della religione. E quindi per me Maria Vittoria è mia nipote e lo sarà per sempre. Anche perché, cioè, Maria Vittoria, quando guarderai questo video, sappi che dovrai badare alla vecchia zia. Cioè, mi sembra ovvio. Comunque, tutto questo per dirvi che oggi pomeriggio, cioè no, adesso è tipo tarda mattinata, mo mangiamo con Luca, vado a prendere una box di Too Good To Go per un prossimo video, che c'è una novità, quindi che te la fai scappare? No, non te la fai scappare, quindi vado a prendere. Dopodiché raggiungo la mia amica Deborah con Maria Vittoria e c'ho un regalo per lei. E ora vi faccio vedere. Perché praticamente, cioè, nell'assurdità di tutta questa cosa che è YouTube, che io ancora sono incredula e vi ringrazio ogni giorno, mi ha scritto un'azienda che si chiama Kin's Skate. Kin Skate sarebbe Kin Skate, ma tanto in descrizione vi lascio tutti i link. E praticamente mi ha detto: ti va se ti mandiamo uno skateboard da provare in un video? Perché proprio a me? Sono andata a vedere, effettivamente sono tutti skateboard, tutte cose per bambini, e ce n'era uno rosa fighissimo. Quindi ho detto, vabbè, cioè voi mandatemelo, io lo regalo a Maria Vittoria, cioè proprio, a parte che dopo la vedete, è la bambina più figa dell'universo. Comunque mi hanno mandato questo, che ora apriamo insieme, così vedi, perché non l'ho ancora aperto, quindi prendo il taglierino. Io direi che lo apriamo, lo montiamo e glielo portiamo montato. Poi non so se è già montato. Comunque sono ottimi, tipo regali anche per Natale. Pensateci, tra l'altro arrivano in fretta perché effettivamente hanno un prezzo molto basso, molto economico. Tra l'altro, sentite che figata, c'ho un codice sconto anche stavolta. Praticamente nella descrizione ci sta il link, se cliccate direttamente il link c'è lo sconto. Lo sconto, vi rendete conto? Allora, ci sono le istruzioni, che però dovrebbe essere abbastanza semplice, insomma, c'è scritto come si va sullo skateboard. Ah, no, non è montato, ho fatto bene ad aprirlo. C'è una chiave a qualcosa che non so come si chiama. No, raga, no, è bellissimo. Ah, sì, è montato. No, è bellissimo. Cioè, la farò la bambina più felice del mondo? Secondo me sì. Ta-da! Uno skateboard rosa. Perché non l'ho tenuto per me? Perché io sono mamma con bicicletta, figuriamoci sullo skateboard. No, vabbè, cioè, fighissimo. Ruote di gomma durissime. Qui sopra è antiscivolo. È rosa fluo. Cioè, non so se si capisce bene dal video, ma è rosa fluo. Ma davvero? No, vabbè, ma che bello. A parte che è pesante, cioè non è un de cartone,
È molto pesante, cioè è molto stabile. Comunque, tanto adesso andiamo da Maria Vittoria e lo proviamo insieme a lei. Vediamo anche cosa ne penserà. Perché voi dovete sapere che è una bambina molto, molto, molto sveglia. Molto. Comunque, sì, ottimo regalo di Natale, secondo me. Wow. Non me ne ero accorta. Allora, a parte che ho controllato e cliccando sul link che trovate in descrizione vi dà già il prezzo scontato e il prezzo scontato è 29,90, ma non siete pronti. Non siete pr A parte, vabbè, sul sito ci stanno anche altre cose tipo monopattini, skateboard più grandi da ragazzi più grandi, ma questo, a questo non siete preparati. Se giri la ruota, si illumina. Si illumina, c'è i LED, ma non si vede niente perché c'è la luce. Ma lo vedete? Lo vedete che ci sono i LED? Cioè, quindi se tu vai, tipo pomeriggio tardi, che è un po' buio, e tu vai e le ruote si illuminano? No, vabbè. Cioè, non vedo l'ora di vedere la faccia di Maria Vittoria. Nel frattempo, Luca si è fatto la permanente l'altro giorno e quindi ora dovrò aspettarlo tutta la vita per 3 ore mentre si pettina. Eh sì, guardate, ha fatto proprio i riccetti con la permanente. Anche ce l'ho super lisci e Fai quindi ce la vuole dire lo sfumata. sguardo sexy, fai lo sguardo sexy. Dove? Qua, qua, in camera, sguardo sexy, grazie. Sì, ciao. Metto la spuma. Mi toccherà fare un mutuo per comprare la spuma. Eccoci, pacco la mano e andiamo. No, prima a ritirare la box e poi da Maria Vittoria a portargli regalo. Sto con l'uomo riccio. Namo, dai, su. Gatto, vieni dentro. Gatto, vieni dentro. Andiamo, gatto. Dai. Bravo, gatto. Andiamo fuori ad aprirlo. Ciao, nana. Guarda che ti ha portato zia. Tiè. Ti piace? Vediamo di non ammazzarci. Ti piace? Sì? Che entusiasmo. Oh. Oddio. Fa troppo ridere. Ce ne hai capito? Le ruote si illuminano. Guarda! Guarda! Guarda, le ruote si illuminano. Ti piace? Ma Non com'è? ci mettiamo il gatto sopra? Ma com'è questo skateboard? Bene. Ti piace? Guardi, zia. Amore, quanto tempo che non ti vedo. Quanto sei cresciuta? Ti piace questo regalo? Sì? Credo proprio di sì. Oh. Lo portiamo per sempre con noi? Sì? Perfetto. Vai. Io devo mettere Brava, la sicurezza prima di tutto. Allaccia. Olè. Buonasera. Buonasera. Vai, una zampetta per terra. Una tecnica, forse tuo fratello potrebbe essere in grado di insegnarglielo, sicuramente non io. Scusa, il mio è finito, dobbiamo girarlo, credo. Olè. Andiamo lì. Andiamo lì. Dai, come ti aveva insegnato anche papà, tutti e due i piedi, su, spingi e poi tutti. Oh.
Ecco, indovinate chi è ritornato a Valdichiana? Però siamo fuori Valdichiana. Sì, e soprattutto sei lei. Ci abbiamo la star. Saluta Maria Vittà. Dove stiamo andando? Lì? Qui. Va bene. Guarda dove siamo. Però ci sono venuta già lunedì e non c'era niente. Però per lei sicuramente sì. Micro shopping. Però Vitto, fai vedere che cosa ti ha regalato zia. Giustamente, per farla crescere bene, jeans leopardato. Outlet, che bello, di sabato. 1 miliardo di persone e la nana. Ma fammele bene però ste trecce. E che treccia è? Fai una cosa fatta bene. Per il futuro di zia devi diventare una brava parrucchiera. Brava. Visto? Maria Vittoria mi fa le trecce. È vero? Molto bene. Dove le mettiamo? Qua così. Facciamo. Che la parrucchiera infamia poi fa sempre comodo. Grazie. Qualcuno si è addormentato. Sveglia. Andiamo amore, su. Vitto, siamo arrivati. Dai le scarpe, dai. Vitto. Oh no. Dai, andiamo? Sono tornata a casa, non andate mai all'outlet di sabato pomeriggio con una bambina di 4 anni e mezzo. Però è adorabile, l'avete visto quanto è carina? Beh, è carinissima perché ovviamente è figlia di Deborah e quindi poi dopo un pomeriggio insieme se la riporta a casa lei. Sì, come avete capito, non adoro proprio i bambini. Cioè, mi piacciono quelli degli altri, però. Allora, comunque, all'outlet ho comprato una cosa. Lo fa vedere perché questi sono gli affari di Chiara. Allora, sì, è un po' fuori stagione, in effetti, ma ho comprato un costume di quelli aperti sulla pancia, che mi potrò mettere solo dopo aver perso svariati chili. È il mio primo costume intero, io non posseggo costumi interi. Fighissimo, indovinate quanto l'ho pagato? 1 euro! Ho comprato un costume a 1 euro! Bellissimo, costava 22,99. E poi ho comprato una serie di mutande natalizie a Luca che stavano tutte a 1 euro, però non ve le farò vedere perché sono mutande di Luca, insomma. E quindi, come avete visto, Vittoria è super contenta del suo skateboard, che è fighissimo in effetti. Cioè, uno skateboard con le ruote che si illuminano è una cosa troppo figa. Cioè, ma poi a quel prezzo, nel senso, ok, vero, a me me l'hanno regalato per raccontarlo a voi, però c'è da dire che se uno deve fare un regalo, effettivamente è un bel regalo, perché è un bello skateboard, cioè non è un giocattolino, in effetti va bene anche per bambini un po' più grandi, cioè mo lei è piccolina, non è una professional di skateboard, però effettivamente se ci avete anche i figli un po' più grandi, c'è anche da maschio, io ho preso rosa perché lo devo regalare a lei, però effettivamente c'è di un sacco di colori e sul sito ci stanno un sacco di cose, quindi vi lascio in descrizione il link, se seguite quel link vi dà i prezzi scontati, codice sconto, figo, a sta cosa non credo che mi abituerò mai, non lo so, non so neanche se succederà di nuovo, però è fighissimo e è sempre solo grazie a voi, ve lo dico ogni volta, ma è veramente così, è bellissimo. E comunque oggi abbiamo fatto felice una bambina. Quindi voglio ringraziare ancora King Skate per avermi mandato quel meraviglioso skateboard rosa con le lucine. Grazie a voi per aver visto questo vlog. Spero che vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. La sentite? Ciao!